Hello family. Ciao ragazzi, un saluto particolare per un video particolare. Non una delle solite card review, ho deciso di fare un video dedicato esclusivamente alla leggendaria più pazza mai creata su Hearthstone e forse su qualsiasi gioco di carte nella storia. Zephyrhis il Grande, 2 mana 3-2 elementale, grido di battaglia: se il tuo mazzo ha una sola copia per carta, esprimi il desiderio della carta perfetta. Allora, è chiaro che con un testo del genere si crei molta confusione e ne ho vista tantissima in giro sui social, sulle pagine Facebook, sulla community, nei gruppi sub di varia gente, e ho visto veramente le ipotesi più disparate e soprattutto ho visto tantissima disinformazione. Allora, ho deciso di fare un video per mettere tutti i pezzi al loro posto, d'accordo? Mi sono preso la briga di raccogliere io le informazioni corrette, verificate, da parte dei game designer, da parte dei developer, Bluepost, di quelli che lavorano in Blizzard, per effettivamente mettere tutti i pezzi al loro posto. Ascoltatemi un po' come funziona Zephyrhis il Grande, d'accordo? La carta perfetta non è una carta necessariamente in curva, d'accordo? È chiaro che nel reveal è stata giocata a turno 2, le informazioni di gioco erano quelle che erano, e allora Zephyrhis il Grande in quella proposizione chiaramente ha tirato fuori delle carte costo 3, tra cui anche Wildgrowth per rampare. Però non è quello lo scopo, non ti dà una carta in curva perfetta, ti dà la carta perfetta per la situazione. Qual è la situazione? Partiamo da questo. Zephyrhis legge le informazioni che sono pubbliche in quella partita. Le informazioni pubbliche sono il board state, quindi quanti minion ci sono su board, quanta vita hanno i tuoi, quanta vita hanno i loro, gli HP tuoi e del tuo avversario, la hand size, ok? Cioè quante carte avete in mano voi e quante carte ha in mano il vostro avversario, ma non quali sono. Né quali sono quelle sue, né quali sono quelle vostre, perché anche su questo ho sentito moltissima disinformazione. No, no, Zephyrhis non vede, tra virgolette, la vostra mano, e ne parleremo dopo in alcuni degli esempi, però vede quante carte avete. Dopodiché il deck size, cioè quante carte ci sono nel vostro deck, quante carte ci sono nel deck del vostro avversario, d'accordo? Queste sono le informazioni, ok, su cui si basa Zephyrhis. Quindi, chiaramente, quali sono le opzioni che può tirarvi fuori? Il vostro avversario ha un board pieno? Vi tira fuori un board removal che può essere Flamestrike, può essere Twisting Nether, eccetera eccetera. Può essere la 9 mana spell del Priest? Nuova? Quella silenzia e distruggi? No, assolutamente no. Perché? Perché attinge soltanto dalle carte del set base e del set classico, e questo è molto importante. Ma lì di carte veramente buone ce ne sono davvero un botto, quindi ragazzi, la soluzione non vi preoccupate che ve la trova. Adesso parliamo di scenari più complessi, così riuscite a capire un po' come funziona. Essendo che lui reagisce solo alle informazioni tra virgolette pubbliche, ok? Se voi avete Fireball in mano e il vostro avversario ha 12 punti vita, Zephyrhis vi darà l'altra Fireball per il Lethal? La risposta è no. Se voi non avete prima giocato Fireball, non vi darà la seconda Fireball, perché lui non legge la vostra mano. Se invece voi con 10 mana a disposizione, e viene perfettamente in curva, riuscite a giocare Fireball in testa al vostro avversario lasciandolo a 6, Zephyrhis assolutamente, avendo 6 mana left, ne pagate 2 per Zephyrhis, con 4 mana vi proporrà, assolutamente sì, vi proporrà Fireball per il Lethal. È l'unico modo? Danno diretto in cui vi propone il Lethal? No. Zephyrhis propone Lethal in una maniera veramente pazzesca a livello di intelligenza artificiale, fondamentalmente, che è quello che è, quasi machine learning ma non proprio, e quindi riesce a calcolare tantissime situazioni verso le quali voi potreste avere Lethal. Non solo danni diretti, non solo Fireball, ma anche, ad esempio, il vostro avversario ha un board pieno di Taunt, Mass Dispel, oppure Savage Roar o Bloodlust sui vostri pezzi. Robe del genere, tutte le posizioni possibili. Tant'è vero che giocandolo, a volte, magari voi crederete di aver bisogno di Zephyrhis per curarvi o per pulire board, e troverete che due carte magari fanno questo, magari una cura, una pulisce board, e la terza dite, ma con questa che cazzo ci faccio? Magari invece la terza è proprio quella che vi serve per arrivare al Lethal. Qual è dunque il modo ottimale di arrivare a giocare Zephyrhis? Zephyrhis premia chi riesce a settare la condizione perfetta per una carta specifica
e poi giocare Zephyrus, sperando che Zephyrus vi dia quella carta e Zephyrus ve la darà. Questa è una cosa che hanno detto i developer, l'esempio di prima della Fireball è perfetto. Oppure se il vostro avversario, non lo so, ha tantissimi pezzi, ha 4 punti vita, ma ha un paio di pezzi che hanno 6 vite e 5 vite. Voi con il vostro board portate a 4 HP quello a 6 e a 4 HP quello che sta a 5, così sono tutti a 4. Zephyrus vi darà al 100% Flamestrike, perché capirà che è esattamente quello di cui avete bisogno in quel momento. Altre situazioni particolari. Se il mio avversario gioca Jaraxxus, Zephyrus mi proporrà Sacrificial Pact per vincere immediatamente la partita? La risposta è assolutamente sì, che è una follia. Oppure non parliamo solo di Lethal, parliamo di altre situazioni di gioco. Ho una hand size abbastanza corposa, ok? Quindi ho parecchie carte nella mia mano. Zephyrus mi proporrà Mountain Giant se posso giocarlo a 3 mana o a 4 mana? La risposta è assolutamente sì. Una nota importante è che Zephyrus tiene conto assolutamente del mana speso ed è una, diciamo, delle valutazioni più importanti che fa lui, diciamo lui come intelligenza artificiale, all'interno delle decisioni che prende. Ma praticamente non è l'unica opzione. Se nessuna delle alternative con il mana che vi è rimasto a disposizione soddisfa, diciamo, alcuni requisiti, Zephyrus vi potrà anche proporre delle carte che idealmente faranno parte di un game plan per il prossimo turno, ok? Ma in generale cerca di premiare qualcosa in questo turno, proprio perché in questo turno ci sono più informazioni possibili. Quindi la giocata ottimale, diciamo con una percentuale 80-20, assolutamente nella maggior parte dei casi arriverà in questo turno e non nel prossimo. Questo è uno dei motivi per cui Zephyrus premia chi riesce a settare proprio la situazione ideale per una carta specifica che il giocatore vuole. Questo è un requisito molto molto skill based. Risponde anche a situazioni più peculiari ed è in grado di leggere anche in situazioni, diciamo, su uno strato più profondo, mettiamola così. Faccio un esempio. Siamo mage, ma abbiamo comunque delle bestie in campo. Se Kill Command è la carta perfetta in quello spot, Zephyrus ci proporrà Kill Command per 3 mana con i 5 danni? Sì, assolutamente Zephyrus sarà in grado di riconoscere il fatto che appunto sul board state, che è un'informazione pubblica, è presente una bestia sul nostro lato del campo e quindi ci proporrà Kill Command. Se la carta migliore in quello spot è una cosa che ha poco impatto ma che realizza un tempo swing importante, ad esempio il nostro avversario ha solo una 3-2 sul board, ci proporrà Backstab? Assolutamente sì, ci proporrà Backstab. Ci sono cose però che Zephyrus non farà mai, un po' come il piccolo genio della lampada di Aladino. Praticamente Zephyrus non proporrà mai cose che possano consentire di rigiocare Zephyrus stesso. Non proporrà mai Barista, non proporrà mai Shadowstep, non proporrà mai situazioni del genere dove, o magari, capito, carte che consentono di copiare Zephyrus e metterne più copie nel deck, eccetera eccetera. Tutte queste carte qui, per giocare più volte Zephyrus, non verranno assolutamente mai mai proposte perché considerate game breaking. Quindi cosa succederà? Che ce le metteremo noi nei nostri deck. Un ultimo appunto è che Zephyrus, paradossalmente, non ama la RNG. Se Zephyrus potrà scegliere tra delle carte con un outcome al 100%, con un risultato pari al 100%, faccio un esempio, Fireball, 6 danni Lethal, oppure altre carte che hanno una percentuale per quanto alta di proporvi Lethal o di proporvi un board clear o altre cose ottimali, sceglierà sempre e solo la via del 100%. Solo qualora non esistesse una strada verso il 100%, solo qualora, diciamo, fosse costretto a scegliere una carta con presenza di RNG, vi andrà a proporre una carta con presenza di RNG. Faccio un esempio, Avenging Wrath del Paladino. Ma solo in quei casi. E ancora un'ultima precisazione, dovendo scegliere tra più opzioni, faccio un esempio. Voi avete Lethal se riuscite a silenziare il taunt del vostro avversario e lui può proporvi quindi Gufo, Spellbreaker o Silence, la spell del Priest che costa 0. Andrà sempre a preferire qualcosa che costa 0, a meno che dall'altra parte non ci sia, faccio un esempio, Rebuke del Paladino che vi farebbe costare le spell 5 mana in più e in quel caso andrebbe a preferire Gufo o Spellbreaker. Mamma mia. E allora ragazzi,
Le situazioni di gioco sono infinite, gli esempi proposti sono più o meno questi, comunque sono abbastanza per avere un'idea cristallina di quello che può fare Zephyrhis e di quello che non può fare, onestamente, perché in queste ore ho sentito davvero, posso dirlo, un sacco di stronzate, una ondata di disinformazione dilagante, quindi vi giuro che le informazioni che vi ho dato io in questo video sono al 100% verificate ed è la verità. Se volete far girare un po' questo video per sentire un po' meno stronzati in giro, mi fa molto molto piacere. Signori, grazie dell'attenzione e che dire, divertitevi con Zephyrhis, io di sicuro mi divertirò tantissimo. Forse fin troppa gente si divertirà con Zephyrhis, c'è il grosso rischio che finiremo per odiarla. Però, per ora, è il miglior game design di sempre. Ragazzi, buon divertimento e alla prossima! Ci vediamo con le card review!